che sfruttiamo anche dal punto di vista didattico per far capire qual è l'ambiente delle zone umide, l'importanza del mantenimento di un ambiente delle zone umide in stato di qualità buono, il discorso delle acque, il discorso delle risorgive, dell'infiltrazione, dell'utilizzo virtuoso dell'acqua. Questo è importantissimo ed è una parte della nostra produzione di qualità, esattamente come produciamo riso, produciamo una parte di divulgazione nei confronti dei futuri tecnici, quindi con le scuole di agraria, con l'università di agraria, con persone interessate che possono poi maturare a loro volta una consapevolezza diversa rispetto agli input che vengono normalmente dati dai vari canali. Quindi questo è uno dei prodotti che produciamo oltre al prodotto meramente agricolo. Una ricerca partecipata, una ricerca dove il ricercatore classico si mette alla pari dell'agricoltore, del portatore di interesse, dei vari portatori di interesse intorno a un tavolo. Ognuno ha qualcosa da mettere sul tavolo e dal mix di tutte queste cose si riesce a produrre un risultato virtuoso in termini di crescita di conoscenze, crescita e di ritorno sul territorio di queste pratiche. Quindi è un approccio innovativo di ricerca partecipata, dove sicuramente la ricerca pubblica ha un ruolo importante. Si delineano diversi gruppi di lavoro, adesso uno di successo è stato per esempio quello rappresentato dal gruppo di Riso Biosystem, che si è tradotto in una rete di aziende che si impegnano anche dal punto di vista commerciale in questo senso. Ci sono anche altri gruppi, per esempio il gruppo di Torino, l'Università di Torino, col quale io collaboro fortemente, che ha inizio ad avere questo approccio. E in risicoltura funziona molto bene. In risicoltura funziona molto bene anche per un fatto, che l'azienda risicola è un'azienda molto specializzata, dove ci vuole una conoscenza molto settoriale, molto particolare, e quindi sfruttare la conoscenza di una pluralità di produttori e coniugarla con la conoscenza di una pluralità di divulgatori o ricercatori produce un effetto sinergico di grande valore.